Buongiorno a tutti. Oggi giornata da infermiere. Lele e Emilia sono malate, Nicole non poteva stare a casa, quindi il sottoscritto ha dovuto stare a casa lavoro e curare queste due pazze. Ovviamente stanno già riprendendo molto bene. E ora facciamo un po' di attività scolastiche qui a casa. E il fatto che non mi sento neanch'io troppo in forma. Ci sono questi sbalzi in California da super caldo a super freddo. Tutti quanti si conciano un po', perché comunque non siamo abituati. Le nostre immunità sono un po' più deboli, penso, di altri posti, perché comunque vivendo sempre comunque con una temperatura medio calda, il corpo si abitua, ovviamente. Si sono calmate, in pace. Vai, andiamo avanti. What's going on? Not down the owl. That paper. Yeah, you know what? You can take that wall, that paper, no? E chi ha mai pensato di avere figli se una cosa... una cosa facile. Oggi è la dimostrazione che avere due figli non è facile. What? I don't know which one is there right now. Hanno mischiato. I don't know what's going on here. You know what I'm gonna do? Molto semplice. Not yet, babe. One second. That is. You want a song? Yeah, the course rocks. Everything. Go right inside here. Oh God. One, two. I fix her now. Imagine what's. Hanno tirato fuori tutte le puzzle e hanno fatto tutti i puzzle. Tutti. Per due giorni ho avuto paso nella sala e ora sto stufo. Meno male che oggi erano malate. No, vabbè, sarebbe stato troppo stupido portare a scuola così in questa situazione, perché comunque stamattina quando si sono svegliate erano abbastanza conciatine, e dopo gli ho dato un po' di medicina e ora stanno molto 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 meglio. Giornata intensa e poi non riesco a fare nulla perché ogni due secondi daddy. Saltano da un gioco all'altro consecutivamente, fanno mille cose, iniziano mille cose. What? Yeah, babe. I want you to put on the song. Ciao. Un attimo di pace. E mi ha messo le scarpe al contrario, che amore che sei. What's happened? Did you change it by yourself? Yeah. Wow. Wow, si è cambiata da sola. Wow, io 4 anni non riuscivo neanche a. Non sapevo neanche dove erano i miei vestiti. Look at this mess, girls. Look at this mess. Questo è il garage più incasinato che. Oh. Yeah, there's a lot of mess. No, a little mess. A lot of mess. Non ho mai visto il mio garage così incasinato, ragazzi. No. Hey, do you wanna fly the drone? So this is charge. Voi pensate che io mi sono comprato questo per, ho diciamo corrotto le mie figlie a comprare questi giochi, ma no, l'hanno deciso loro. Quindi infatti ero molto dubbioso, ho detto, ma siete sicuri che volete la macchina e un drone? Perché le macchine trovate e i droni sono la mia passione. Bravi. Stanno crescendo nella giusta direzione. Ciao. Thank you.
fai. Chiaramente queste eliche, just per farti vedere, sono di plastica, non fanno male per niente. Ouch! Non ha fatto male, è solamente lo spavento che senti. Però non sono anti bambino. Cioè, nel senso, anti bambino. Sono per proteggere i bambini. What are you laughing at me? Le Emilia stanno dormendo. È stata una giornata incredibile. Oh, ragazzi, questa è una strada nuova che il computer mi sta facendo fare. Ho speso tutto il giorno con le bambine ieri e oggi mi sento malato. Devo andare in ufficio, devo fare un po' di cose importanti. Magari riesco a uscire prima, però questo è veramente, questa strada è fantastica. Wow, ogni strada ha un fascino incredibile. Allora ragazzi, noi iniziamo la giornata un po' acciaccati. Mi sono dovuto fermare perché comunque è la prima volta che guido su questa strada, giù sotto Santa Monica, bellissima. Quella è Catalina Island, ragazzi. Sono coperto perché non mi sento veramente in forma, almeno stamattina. Allora ragazzi, andiamo, forza, coraggio, forza, coraggio, Walter! Ce la puoi fare! Io quando vedo queste cose, se pensi che siamo in downtown Los Angeles, veramente è incredibile questa differenza. Comunque me la sto prendendo comoda anche perché il GPS mi sta dando un traffico incredibile, mi stava dando un traffico incredibile sulla PCH, quindi tanto vale, adesso sta diminuendo, quindi tanto vale aspettare e godersi un po' il panorama. Tanto devo arrivare comunque in ritardo perché c'è un traffico incredibile, perché no? Questo è come carico le biciclette della marina, ragazzi. Così è come trasporto le biciclette, ragazzi, dalla marina allo shop, dove compro, sistemiamo, ripariamo biciclette. Fate conto che spendiamo intorno ai 15.000 dollari all'anno in biciclette e riparazioni. Vengono usate un sacco, abbiamo una trentina di biciclette ora, quindi hanno bisogno di manutenzione, poi è gratis, quindi quando una cosa è gratis potete solo immaginare che rispetto. Questo è uno shop che c'è qua vicino, è molto comodo. Compro anche le mie biciclette, che poi vabbè, chiaramente mi fanno un prezzo specialissimo perché li porto un sacco di lavoro. Sono bravi, bravi ragazzi. Wow ragazzi, oh, mi sa che me ne vado a casa. Io oggi sto proprio brutto. Vado a casa, faccio una bella pennichella. Questo momento delle influenze qua, perché guardate, oggi ci sono 78 Fahrenheit, sono 25 gradi e mezzo oggi, e due giorni fa c'erano 12-13, quindi ci sono queste sbalzi di temperature incredibili qua in California, ragazzi, specialmente in questo periodo dell'anno. Devo andare a casa, tanto che caldo e freddo. Sto proprio perché all right, giornata così un po' moscia,